Rosera Scorcia, Polart, esattamente Polart che cos'è? Perché è una disciplina sportiva, ma c'è molto di più, no? C'è lo sport, c'è la danza, c'è anche l'arte, l'intrattenimento. Che cos'è? Allora, innanzitutto Polart è il nome della scuola, la scuola Polart Academy di Angela Lepore, e all'interno svolgiamo discipline come la pole dance e il cerchio aereo. Sono delle discipline circensi, praticamente circensi, in cui non solo vengono eseguiti determinati movimenti, ma si danza anche. Inoltre, durante le lezioni è anche bello il rapporto che si crea con le alunne. Perché non solo diciamo, sono delle discipline accademiche, quasi ormai, perché sono state riconosciute da alcuni quest'anno, qualche settimana fa praticamente, sono anche delle discipline in cui si può danzare, si può esprimere i propri sentimenti, ma soprattutto discipline abbastanza difficili in cui è molto bello vedere le alunne partire da una base per poter poi arrivare a determinati esercizi, a svolgere determinati esercizi in maniera completamente diversa da come sono partite. Ecco, all'interno della Polarte ho visto che si sono iscritte non soltanto donne, ma ci sono anche degli uomini, no? Però all'interno dei corsi so che ci sono delle eccellenze. Avete vinto dei premi? Allora, sì, quest'anno e anche l'anno scorso abbiamo partecipato ai campionati regionali e nazionali e anche mondiali in cui ho portato delle alunne e appunto parlavi anche di uomini, ma non solo di uomini, parliamo anche di adulte, nel senso di signore. Infatti ho portato in gara una signora, Giulia D'Ambrosio, di 52 anni, che a dicembre andrà ai mondiali e quindi non vedo l'ora perché sono molto agitata e di portarla appunto ai mondiali, in quanto ha vinto il secondo posto al nazionale. Questi campionati dove si sono svolti? Allora, i campionati nazionali si sono svolti ad Ancona per 3 giorni consecutivi, perché abbiamo gareggiato contro 1.000 atlete, erano tantissime atlete quest'anno, è stato molto difficile, molto dura, perché i livelli erano altissimi e io ho portato delle alunne, tra cui una ragazza, anzi una donna di 52 anni, Giulia D'Ambrosio, e una ragazza di 30 anni, Matilde Cervone, che hanno partecipato in due categorie diverse. E solo una però andrà ai mondiali perché ha vinto un secondo posto, e invece con l'altra ragazza a settembre andiamo alla Coppa Italia di Cesenatico. Per tutte le ragazze interessate, per contattarvi. Allora, per contattarci c'è la pagina Facebook Polart Academy, in cui poi riceveranno le varie informazioni. I corsi sono aperti a tutti, partono dai bambini, dalle ragazze, agli adulti, agli uomini. E noi li aspettiamo, li accogliamo con tanto piacere, perché comunque sono discipline molto belle. E non solo lavoriamo, ma anche ci divertiamo. Ti ringrazio, buon lavoro. Grazie mille a te.